Buongiorno da Vanadzor, Armenia. C'ho la faccia gonfia che non so se perché ho dormito con la stufetta perché faceva freddo, non lo so. Comunque, oggi adesso sto raggiungendo il meeting point, l'appuntamento con il driver con cui ho contrattato ieri e andrò a vedere i due monasteri di Hakpat e Sanahin, che è il motivo per cui sono venuto qui nel nord dell'Armenia e per cui sto alloggiando a Vanadzor, per cui adesso vado all'appuntamento e andremo poi a vedere insieme questi monasteri. Allora, mentre aspetto il driver, vorrei parlarvi della colazione che ho avuto stamattina lì al bed and breakfast. Era fantastica, cioè veramente, in realtà non era inclusa, poi comunque ti dicono se vuoi te la fanno a pagamento e in questo caso credo che sia la cosa migliore, perché sapevo che sarebbe stata una colazione abbondante e infatti sarà la mia colazione pranzo. C'era di tutto: il pane normale, il pane lavash, tre tipi di marmellate, formaggi, uova, caffè, insomma una colazione abbondantissima e molto buona. C'era questa marmellata di frutti di bosco che era una roba buonissima. Allora, sono arrivato al Sanahin Monastery, che è questo monastero meraviglioso arroccato su una collina in questa zona in mezzo alle montagne. Non vi dico la strada per arrivare con l'autista, tutti i tornanti, la strada spaccata, frane di tutto, però la zona è spettacolare, ruscelli, fiumi, montagne, veramente bellissimo. Questo monastero è un esempio dell'architettura medievale armena, è stato costruito, se non sbaglio, nel 966 per volere della regina locale ed è ad a più complessi, cioè c'è la chiesa principale e altri due edifici. Tra l'altro ho avuto la fortuna adesso dentro la chiesa principale di assistere alla funzione, è bellissima perché questa chiesettina è piccola, già è un po' scura, poi tutto l'incenso, questi che cantavano, meraviglioso. E il posto sono praticamente da solo, c'è qua la signora che vende le candele, ma quindi non è ancora preso d'assalto, vabbè che qua in Armenia non sono presi d'assalto, però gli altri monasteri, come avete visto, sono ben frequentati perché fanno parte delle rotte delle agenzie locali. Questo forse per la posizione remota, perché comunque sta proprio nel nord dell'Armenia, quindi da Yerevan ci vuole un bel po', non è ancora molto frequentato. Bellissimo comunque. Thank you.
Bene, sono arrivato al monastero di Hakpat e c'è una leggenda su questo monastero che è interessante. A quanto pare il signore delle zone di Sanahin, cioè il monastero che ho visto prima, ordinò a questo architetto di costruire un monastero. Quindi l'architetto con suo figlio cominciarono a costruire il monastero di Sanahin. Quando poi ci fu un litigio fra padre e figlio, il figlio se ne andò, quindi il padre costruì da solo il monastero di Sanahin. Il figlio se ne andò e non hanno avuto più relazione per un po'. Quando poi invece il signore di questa area volle appunto costruire un monastero, chiamò il figlio dell'architetto e gli disse: costruiscimi un monastero. Questo ragazzo cominciò a costruire questo monastero con questi muri sempre più alti, sempre più grossi, imponenti. La voce si sparse e arrivò al padre, che arrivò qui per vedere quello che stava costruendo il figlio. Quando vide questi muri disse: Hakpat, cioè che muri solidi. E da qui appunto il nome del monastero Hakpat. Anche questo monastero ha una vista meravigliosa, veramente. È su questa collina che domina questa valle, con tutte le montagne intorno, panorami fantastici, isolati. Mi immagino cosa potevano essere all'epoca medievale. E soprattutto la difficoltà a raggiungere questi posti. Se penso che adesso stiamo facendo queste strade in macchina, comunque sono tornanti, strade rotte coi sassi, dobbiamo immaginare nel medioevo cos'era. Bene, io con Hakpat chiudo la visita di tutti i monasteri fra Georgia e Armenia. Credo di aver visto più monasteri di un monaco, veramente ne ho visti tantissimi, però questo è l'ultimo, perché comunque domani torno in Georgia e farò altri tipi di escursioni più naturalistiche con i monasteri. Ho chiuso con Hakpat. Comunque, ripetiamo, l'Armenia soprattutto è molto famosa per questi monasteri. È uno dei motivi per cui si viene qui in Armenia, andare appunto a visitare questi monasteri sperduti fra le montagne, e devo dire la verità che ne vale la pena assolutamente. Bene, bene, allora, dopo aver passato il pomeriggio qui in giro a Vanazor per la città, tiro un po' le somme di questa cittadina. Allora, innanzitutto se vale la pena venire qua o no, come ho fatto io, perché sono venuto a Vanazor per, diciamo, utilizzarla come base per vedere i templi che ho visto oggi di Sanahin e Hakpat, che sono appunto abbastanza vicini, perché l'alternativa è fare un tour da Yerevan, quindi bello lungo, e tornare. Col senno del poi non lo rifarei, cioè non verrei qui a Vanazor a dormire per poi vedere i monasteri, perché Vanazor in sé non mi ha detto veramente nulla, non c'è nulla di interessante. È appunto bello andare a vedere i templi, ma a questo punto farei l'ammazzata di fare un tour in giornata da Yerevan, perché comunque, come ho fatto io, alla fine perdi un giorno in più, perché fai il giorno di viaggio per venire qui, poi il giorno dopo fai il tour e poi devi ripartire. Quindi non lo rifarei,
e i templi, i monasteri molto belli, quindi li vedrei, ma da Yerevan. E domani dovrei partire per Tbilisi, Georgia, se me lo confermano, perché la strada principale per andare a Tbilisi è rotta dovuta a questa alluvione che c'è stata. Quindi domani non parte il minibus che c'è normalmente per Tbilisi, non parte da qua, e quindi dovrei prendere un taxi collettivo. I proprietari del bed and breakfast mi dovrebbero far sapere più tardi, quindi spero di riuscire a prendere questo taxi, e quindi domani dovrei tornare a Tbilisi.